Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne tra i Suoi, e i Suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel Suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la Sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Come è difficile, voi non sapete. Com'è difficile dire il Natale, cioè fare un'omelia a Natale è una cosa complessa, più delle altre volte, perché veniamo già da un'eccedenza di parole durante questa giornata, per cui voi già siete giustamente pieni. Per questo motivo io ho chiesto un aiuto da casa, ho chiesto un aiuto dal pubblico e ho chiesto l'aiuto di queste parole che vi leggo. Immaginate come se queste parole le rivolgesse Gesù a noi. Forse non sai quel che darei perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose, e ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme, come se non sentissi più il dolore. Queste parole di Elisa sono stupende. È come se in questo momento Gesù le rivolgesse a ciascuno di noi e dicesse: forse non sai quel che darei perché tu sia felice, perché piangi lacrime di aria, ed è così. I giorni del Natale sono dei giorni tremendi per le persone che avvertono mancanze intorno a sé, dentro di sé, e le assenze si sentono e si avvertono molto di più. E queste lacrime invisibili le raccolgono gli angeli. Ma poi Elisa c'ha un tocco di classe, dice: ma cambierà stagione. Ci saranno nuove rose. Ci saranno nuove rose. Ma soprattutto mi vorrei focalizzare su una cosa. Vorrei rinascere per te. Cioè, oggi il Signore Gesù
che nasce per noi. Vorrebbe ritornare a farlo se potesse, per noi. Perché? Perché? Perché in questo gesto che lui fa di nascere ci insegna una cosa che è il segreto della nostra felicità, della nostra gioia. Ci insegna che lo stile di Dio è uno stile di vicinanza, di compassione e di tenerezza. Questo. Tutto il resto è noia. Tutto il resto sono le nostre chiacchiere sul Natale, sono i nostri tentativi di dire il Natale. Il Natale è questo. La vicinanza di Dio, la compassione di Dio, la tenerezza di Dio concreta, il quale ci viene a dire che anche noi possiamo avere nella nostra vita la possibilità di essere felici se prendiamo questo stile su di noi, questo stile di vicinanza, di compassione e di tenerezza. Questo. Se noi facciamo questo, noi saremo felici. Come? Dove? Nelle nostre vite, nella nostra ordinarietà, ognuno facendo quello che è. Il medico, casalinga, casalinga, imprenditore, imprenditore, pittore, pittore. Ognuno dove è. Ma con uno stile nuovo, con uno stile nuovo, che non è lo stile dell'indifferenza, che non è lo stile del rifiuto, che non è lo stile dello scarto, che non è lo stile dello snobismo. No, ma uno stile di vicinanza, di compassione e di tenerezza. Se noi accogliamo questo stile nella nostra vita, abbiamo portato a termine la missione per cui Gesù è venuto, quella di renderci felici, quella di darci una gioia che nessuno potrà rapirci, lo dice Gesù nel Vangelo, la gioia che viene da Dio. E vi assicuro che se noi assumiamo questo stile nella nostra vita, saremo realmente felici. Quindi auguri a ciascuno di noi, perché nella nostra vita ci sia un cambio radicale di rotta e di stile, un cambio di tendenza, un cambio di pensiero, fatto di vicinanza, compassione e tenerezza.